Ciao! In questa lezione parleremo dell'attrezzatura che devi portare con te per realizzare i tuoi video di viaggio. Potrà sembrare una lezione banale, ma è fondamentale per qualsiasi videomaker, sia agli inizi ma anche con una certa esperienza, sapere esattamente quello che devi portare, soprattutto se parliamo di video di viaggio. L'attrezzatura che ti farò vedere in questa lezione si basa sul fatto che tu devi principalmente utilizzare la tua esperienza, per realizzare i tuoi video. I tuoi video non si basano esclusivamente sull'attrezzatura. Non è che se porti più attrezzatura il tuo video verrà meglio. Si può realizzare un ottimo video con pochissimi accessori. Partiamo ovviamente dalla base. Macchina fotografica. Io di solito utilizzo questo tipo di macchine, una delle macchine bridge, perché mi permettono di avere un solo corpo macchina con un obiettivo, con uno zoom molto esteso e fare in modo quindi di non dovermi portare un corpo macchina con varie lenti. L'importante è che la macchina, nel momento in cui dovessi, ad esempio, ancora acquistarla, abbia la presa per un microfono esterno. Il cellulare. Io utilizzo molto spesso il cellulare per moltissimi tipi di ripresa. Ovviamente l'unica pecca di un cellulare è che non ha uno zoom. Devi fare tutte le tue riprese con la lente migliore con il sensore migliore del cellulare. Assolutamente da portare insieme a questi componenti sono le batterie. Non sembra strano, ma non puoi permetterti di iniziare a registrare un video con una sola batteria. Devi sempre avere almeno due batterie di riserva per ogni componente. Io, ad esempio, per ovviamente la macchina fotografica, ha le batterie originali o compatibili. Ricordati sempre di averle con una custodia perché potrebbero farti storia, ad esempio, in aeroporto, perché devi fare in modo di proteggere i contatti. Se non hai una custodia, basterebbe un piccolo pezzo di scotch per coprirli. E invece per il cellulare il classico power bank. Io di solito ne ho due, con ogni power bank riesco a fare due ricariche complete del cellulare, quindi riesco ad avere un'autonomia almeno di un giorno senza mai preoccuparmi della batteria, quindi riesco sempre a registrare tutti i video nell'arco di una giornata. I supporti di memorizzazione, le schede SD, ad esempio per la macchina. Io per questo tipo di macchina utilizzo sempre delle schede da 16 giga, non più grandi e non più piccole, perché questo mi permette di avere una dimensione sufficiente per registrare molti video, ma non così grande da poter rischiare di perdere tutto magari quando sta registrando il penultimo video. Invece avere 16 giga, ma al massimo io di solito utilizzo una o due schede SD, micro SD al giorno, quindi non è mai una bella cosa perdere dei filmati, ma ti posso assicurare che capita molto più spesso di quanto tu creda. Ovviamente il cellulare è una cosa differente, non tutti i cellulari, ad esempio il mio cellulare ha 128 giga, ma non ha la possibilità di mettere una memoria espandibile, quindi devi fare in modo di trovare una soluzione per poter salvare i tuoi video e te la dirò tra poco. Se invece hai la possibilità di aggiungere una scheda di memorizzazione esterna, ovviamente devi portare tante schede quante saranno le tue giornate fuori o comunque averne sempre a sufficienza per poter registrare tutti i tuoi video. Passo subito successivo è l'audio. L'audio, per quanto possano registrare bene sia le macchine fotografiche sia i cellulari, non hanno mai la qualità di un audio che viene catturato da un microfono, che nasce proprio appunto per una qualità migliore dell'acquisizione audio. La cosa fondamentale è che devi assicurarti che la tua macchina abbia l'ingresso audio. Altrimenti devi trovare un modo, e potrebbe tranquillamente essere un cellulare, a cui collegare appunto un microfono. A volte che cosa succede? Che molti trovano la difficoltà di come poter collegare al cellulare un microfono di qualità. La cosa è molto semplice: se hai l'ingresso del cellulare con un jack, devi solo comprare questo piccolo adattatore dove da un lato ha il jack e dall'altro lato ha l'uscita per le cuffie, in questo caso quella nera, e l'uscita per il microfono, questa rossa. Qualsiasi microfono può essere collegato, questo qui, direttamente al cellulare. In casi come il mio cellulare, dove ha solo l'uscita USB-C, c'è un adattatore da USB-C a jack. Quindi utilizzo questo, lo collego al cellulare
e sulla presa rossa collego il microfono. Provalo, provalo sempre prima di partire perché mi è capitato di comprare adattatori che erano solo per jack un po' più grandi o comunque questi adattatori un paio di volte non mi hanno funzionato, quindi fai in modo di averne uno, anche due, perché si possono pure rompere durante il viaggio. Altra cosa importante, i backup. Tu non puoi andare in viaggio e permetterti di tornare a casa solamente con le tue schede, perché molto più spesso di quanto tu pensi si rompono. Quindi nel momento in cui la stai riempiendo, a volte anche mentre la stai utilizzando a metà capacità, ti consiglio sempre di fare un backup. Io ho trovato una soluzione molto molto pratica, che è quella di poter utilizzare la macchinetta per scaricare i video direttamente al cellulare con un'app. Io ad esempio con l'app della Lumix riesco a collegarmi via wifi sulla camera e scaricarli sul cellulare, e già questo è un primo backup. Poi tramite il cellulare utilizzo questo gavetto on the go, on the fly, non mi ricordo benissimo il nome, ma è un gavetto che ti permette di collegare il tuo cellulare a un supporto USB. Siccome ti ho detto che io utilizzo tutte schede da 16 giga, ho comprato un'infinità di chiavette USB da 16 giga, perché io non faccio altro che collegare questa chiavetta al cavetto e il cavetto al cellulare. In questa maniera ho già passato i video della camera sul cellulare e ovviamente quelli che ho già dentro al cellulare, li trasferisco all'interno della chiavetta. Quindi io torno a casa sempre con una scheda SD da 16 giga e il suo relativo backup con il numero sulla chiavetta in un altro zaino all'interno di una custodia idrorepellente per evitare appunto eventuali problemi di perdita dati. Ultimo componente è quello del treppiede. Io non porto mai il classico cavalletto, se ne hai la possibilità portalo, ma io spesso per poter rimanere leggero porto solamente lo stabilizzatore per il mio cellulare, oppure un classico treppiedi con una testa fluida. Tutto quello che ti ho raccontato fino adesso è l'attrezzatura minima che tu devi avere per realizzare il tuo video in viaggio e non rimanere senza i componenti fondamentali. In più, ovviamente, se hai spazio nel tuo zaino, una cosa che ti consiglio enormemente, soprattutto se lavori con una macchina fotografica, sono una serie di filtri. Sono dei veri e propri occhiali da sole. Se hai un'ottima macchina, riesci a fare delle riprese al buio, ma qualsiasi macchina tu abbia, nel momento in cui sei in una giornata piena di sole, con tantissima luce, puoi chiudere l'otturatore, mettere le ISO al minimo. L'unico modo per far entrare meno luce, non avere tutte quelle immagini bruciate super bianche, l'unico modo è quello di mettere degli occhiali da sole alla tua macchina. Quindi avere varie tipologie di filtri, esistono anche per cellulari con un adattatore. Ti consiglio di portare una o due luci che ti possono salvare veramente la vita quando devi fare una ripresa con molto buio inaspettata. Ad esempio, quando mi è capitato in un viaggio di dover fare una ripresa in una specie di grotta dove cucinavano delle cose e era senza luce, quindi io grazie a due piccole luci basta metterne o una. Non consiglio mai di metterla direttamente sulla macchina, ma ne potresti mettere una sulla macchina o comunque tenerne una da un lato, giusto per poter avere quel minimo di luce che ti serve per illuminare la scena. Ovviamente se la scena è buia, l'importante è che rimanga buia, non è che tu devi illuminare ogni singola scena a giorno. Ma se proprio non hai luce, l'unica soluzione è averne una o due piccoline ricaricabili. Queste addirittura le ho volute prendere perché hanno la possibilità di essere di utilizzare delle classiche stilo. Quindi anche quando sei in viaggio non le utilizzi mai, ma quella volta che le devi utilizzare, eccole qua, hai la possibilità di utilizzarla anche solo comprando un paio di stilo. Ci sono piccoli accessori come questo. Questo qui è una piccolo accessorio che tu puoi mettere sopra la tua macchina fotografica e ti permette di avere non solo, non so, un microfono, mettere un microfono, ma ad esempio puoi utilizzare per avere molta luce, non so, ecco, due luci in contemporanea. Tu sulla tua macchina puoi tranquillamente, te le accendo giusto per fartele vedere, una e due piccole luci, eccole qua. È un accessorio e tipo per me, e potresti mettere il microfono qua sopra. Se ne hai la possibilità, io ad esempio utilizzo una piccola GoPro. Nel momento in cui hai anche solo un ruscello o un qualche cosa dove tu rischi veramente il corpo macchina, oppure
non hai la possibilità di tenere con due mani o dovevi fare delle scalate o vuoi interpretare qualche cosa in prima persona, una GoPro o qualsiasi action camera è ben accetta, ovviamente, perché anche questa piccolissima, portatile, con una, due, tre batterie te la cavi, utilizzi le stesse SD che potresti utilizzare per una macchina. Ad esempio, io utilizzo queste qua, adesso te le faccio vedere, che sono quelle che tu compri per il cellulare, che hanno una SD dalla quale però estrai la micro SD. La puoi utilizzare sia per la GoPro, sia per la macchina fotografica, sia per il cellulare che è espandibile, e sia per l'ultimo pezzo che io di solito porto, lo porto esclusivamente se nel paese si possono portare, se non ho problemi all'aeroporto o quant'altro, un drone. Non è fondamentale, io onestamente non l'ho usato quasi mai, perché un buon video non dipende dall'attrezzatura, perché quello che tu devi raccontare anche quando sei in viaggio è una storia, quindi devi raccontare il tuo viaggio, chi incontri, le strade in cui passi, il fatto di poter vedere, è vero, un grandissimo panorama delle montagne, una città dall'alto, ti porta a tantissimi rischi legislativi, di perdere il drone, per avere sì una o due riprese dall'alto. Io molto spesso ho fatto riprese dall'alto, finte riprese dall'alto, perché ho utilizzato dei video presi da siti stock footage. Vai lì, paghi 10, 20, 30 euro, ti prendi le due o tre riprese della città che tu cerchi e hai risolto. Ci siamo, macchina fotografica e cellulare con relative batterie, più di una, e caricatori della batterie o power bank, schede SD della dimensione adatta alla tua macchina o al tuo cellulare, con relative chiavette USB della stessa dimensione per poter fare dei backup, un microfono di qualità con eventuale adattatore per il tuo cellulare, provalo perché a volte potrebbero non funzionare, stabilizzatore se ti serve per il cellulare, lo raccomando perlomeno per il cellulare per avere delle immagini molto stabilizzate, un treppiede o un GorillaPod, quindi quelli che si adattano, o un classico treppiede a cavalletto alto. Con queste attrezzature già puoi fare i tuoi video. Dei filtri se utilizzi la tua macchina fotografica, quindi per giornate molto soleggiate con tantissima luce, esistono dei filtri anche per cellulare. Delle luci, se ne hai la possibilità, avere un'action camera, un drone, portare con te un drone. Con tutte queste attrezzature non hai scuse, puoi fare qualsiasi tipo di video. Per questa lezione è tutto e ci vediamo nella prossima.